Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ritorniamo a parlare di Mavic Mini. Ne ritorniamo a parlare perché è uscita in versione beta un'applicazione che a breve sarà disponibile al pubblico, quindi per tutti, per avere i waypoint sul DJI Mavic Mini. L'applicazione è Mavic FPV, questa applicazione conosciutissima da chi possiede un drone DJI, perché è un'applicazione appunto che ci dà la possibilità di avere waypoint su tutti i nostri droni DJI, ovviamente quelli a cui DJI rilasciato l'SDK. Attualmente il Mavic Air 2 non ancora, ma presto sarà compatibile ovviamente anche con il Mavic Air 2 appena DJI rilascerà l'SDK per questo drone. Ma adesso appunto lo sviluppatore, che è italiano, si chiama Michele Vagnetti, che io ringrazio per avermi rilasciato questa versione beta da provare, quindi lo ringrazio tantissimo, che lui si sta davvero impegnando nello sviluppo di questa applicazione, quindi un'applicazione italiana, anche se è in lingua inglese. Ovviamente lui deve coprire un territorio più ampio che non sia quello solo italiano, giustamente essendo uno sviluppatore piccolo, per adesso sviluppa in inglese, quindi è un'applicazione che va bene dappertutto, però è uno sviluppatore italiano e questa è una cosa importante. L'applicazione è disponibile solo per iOS, quindi oggi vedremo un'applicazione che, dopo Red Waypoint, l'applicazione che ho portato circa un mese fa, due mesi fa sul canale, che vi lascio qua sopra nelle schede, che era disponibile solo per Android, quindi per avere Waypoint per Mavic Mini solo per Android, oggi ne vedremo una per iOS ed è solo disponibile appunto per iOS. Il bello di questa applicazione è che ci permette di avere i Waypoint e di avere anche la possibilità del VR, cioè di utilizzare un visore economico tipo questo, che costa circa 20 euro, e utilizzando un adattatore tipo questi, per intenderci, questi adattatorini che portano da micro USB a USB, questi micro USB OTG a cavo USB. Quindi andremo a collegare il controller con questo adattatore, poi classico cavo, quello che utilizziamo normalmente per caricare il cellulare, via dicendo, quindi un cavo che sia lungo almeno un metro, per poter appunto collegare il controller allo smartphone, che poi andremo ad inserire negli occhiali. Quindi tutto questo per dirvi che questa applicazione ci permette appunto di fare tutto questo, e per la cifra di 11,99 euro, ragazzi, vale la pena davvero provarla, anche perché una volta che l'acquistate poi vale per tutti i droni DJI, non è che vale solo per il Mavic Mini. Quando poi il Mavic Air 2 sarà disponibile a livello di SDK, l'applicazione verrà aggiornata e voi potrete comunque utilizzarla con il Mavic Air 2. Stessa cosa se avete un Mavic Pro 2, adesso appena verrà rilasciato l'aggiornamento lo userete con il Mavic Mini. Quindi adesso direi di andare a vedere da vicino come si configura questa applicazione Mavic FPV e i suoi waypoint per Mavic Mini. Allora, è semplicissimo, ovviamente, come vi ho detto, adesso è in versione beta, quindi se l'acquistate adesso dovete aspettare che venga poi aggiornata per il Mavic Mini, cioè che venga rilasciato l'aggiornamento pubblico per il Mavic Mini, ma è una cosa che arriverà a breve. Magari seguitemi su Instagram, che vi lascio lì poi le informazioni quando verrà rilasciata in maniera ufficiale. Quindi mi seguite su Instagram, io di solito lì posto tutte le cose che poi magari qua su YouTube non metto, perché là è tutto più veloce, quindi magari lì trovate le informazioni quando verrà rilasciata l'applicazione in versione pubblica. Allora, ovviamente adesso il drone non è connesso, perché noi potremmo comunque andare a creare la nostra missione senza che il drone sia connesso all'applicazione. Adesso il Mavic Mini è qua sconnesso, dopo lo proviamo a connettere giusto per vedere anche la connessione con i cavetti OTG per fare il discorso del VR, quindi dopo faremo questa prova, ma adesso creiamo la missione, che è la cosa che interessa davvero a tanti, soprattutto per chi ha un dispositivo iOS che con Red Waypoint non era possibile utilizzare, perché era disponibile solo per Android. Allora, il bello di questa applicazione è che è davvero semplice da utilizzare, anche se in lingua inglese è davvero davvero semplice. Quindi andremo a cliccare qui su Waypoint in basso a sinistra, andremo a creare New Mission. Adesso sono sopra casa mia, andiamo a creare una piccola missione giusto per fare questo test, ma è proprio una piccola missione, però è abbastanza per capire come viene configurato, come va configurata una missione e che opzioni ha a livello di configurazione questa applicazione. Quindi, per prima cosa, sull'ingranaggio qua in alto a sinistra abbiamo delle diciamo caratteristiche base per quanto riguarda il waypoint, o meglio la missione. Quindi abbiamo la velocità, che in questo momento è 3 metri al secondo, quindi circa 11 km
orari che però potremo andare ad aumentare cliccando su più o su meno, e questo è quello che varrà per tutta la missione nel caso noi non andessimo poi a decidere dopo, vedete, che andremo a selezionare la velocità sul waypoint, quindi potremo avere dei waypoint con una determinata velocità o avere una velocità fissa per tutta la missione. Poi qua potremmo dire cosa deve fare il drone, nel senso il muso del drone come si deve comportare, se sarà libero di essere utilizzato con il radiocomando, quindi potremo utilizzare e diciamo muovere il drone con il radiocomando, o che lui faccia quello che è definito dal waypoint. Quindi io lascio waypoint definite, poi gimbal pitch angle, qua cos'è? Anche qua potremmo decidere noi l'inclinazione del gimbal dal radiocomando o lasciare che sia quello che abbiamo impostato noi a livello di waypoint. Quindi abbiamo queste due possibilità nel creare la missione. Io lascio waypoint definite, così sarà quello che gli dico di fare in quel waypoint, lui farà, ok, in punto per creare una missione completamente autonoma. Poi action after finish, quello che vogliamo che succeda quando finisce la missione, quindi lasciamo go home, che è tutto quello che è di default, quindi lasciamo su stop, che è quello preimpostato, e qua potremo andare a decidere i punti di interesse, cioè appunto definire determinati oggetti o persone o edifici, cioè tutto quello che noi vogliamo che diventi un punto di interesse, che sia quello appunto che vogliamo che venga ripreso in quel momento nella nostra missione, che diventi appunto un punto di interesse all'interno della nostra missione. Dopo andremo a vedere anche qua come inserirli. E poi la prossima opzione è cosa vogliamo che succeda se perde la connessione. Qua abbiamo continua missione, cioè lui continuerà la missione, o possiamo dirgli stop missione e ritorna a casa. Qua è una scelta libera, ognuno fa quello che vuole. Io preferisco stop missione e ritorna a casa, però uno è libero di scegliere ciò che vuole. Poi qua potremmo dirgli se vogliamo che ripeta la missione o non ripeta la missione, quindi lui quando ritorna al punto di partenza potrà comunque ripetere la missione. Allora, questo è quello che rimane il menu della missione, vedete, semplice, anzi direi semplicissimo. Adesso andiamo a creare appunto una missione, quindi direi di andare a inserire un waypoint, giusto per capire, bisogna tenere premuto un pochino sullo schermo, e abbiamo inserito il waypoint. Vedete che l'altezza di base è di 25 metri. Se io clicco sul waypoint, vedete che qua appare in alto a destra un altro ingranaggio con il waypoint 1, quindi vado a cliccare sul simbolo dell'ingranaggio e qua vado a configurare il waypoint, quindi vedete che a sinistra configuro la missione, qua a destra configuro i singoli waypoint o i singoli punti di interesse. Quindi vedete che l'altezza è di 25 metri, quella di default. Se io vado a mettere 30 metri, a questo punto 30 metri non varrà solo per questo, ma varrà anche per quello che io vado a creare dopo. Se io vado a creare un altro waypoint, vedete che anche quello adesso è di 30 metri, però non vuol dire che adesso tutto sarà di 30 metri. Potremmo andare a modificare anche solo il secondo waypoint, vedete che in alto adesso c'è il numero 2, se io vado a modificare modifico solo il 2, quindi lui prende come copia quello che abbiamo fatto prima, però poi potremo modificare singolarmente ogni waypoint. Quindi supponiamo di aver inserito qua un altro waypoint, qua sotto abbiamo quello che sono appunto le impostazioni dei singoli waypoint, quindi abbiamo l'altezza, che come abbiamo guardato un attimo fa, abbiamo la velocità, vedete qua abbiamo mission definite speed, cioè abbiamo la velocità quella che noi abbiamo predefinito nella missione, perché noi non abbiamo scelto all'inizio, se noi andiamo a guardare vi ricordate che non abbiamo scelto la velocità dei singoli waypoint, ma abbiamo scelto la velocità generica della missione, quindi ovviamente qua non potremo andare a modificare la velocità del singolo waypoint perché non gli abbiamo detto che noi non vogliamo utilizzare quella opzione. Vedete com'è bella l'interfaccia, a sinistra missione, a destra abbiamo i singoli waypoint, quindi davvero semplicissimo. A questo punto potremmo andare a inserire un altro waypoint, adesso direi di andare a inserire un punto di interesse, quindi andando a cliccare su poi 1, ok, e cliccando su questa casettina rossa, vedete che c'è in questo parco, è un parchetto abbandonato, clicchiamoci sopra, sono andato a inserire un punto di interesse. A questo punto il punto di interesse è alto 2 metri di default. Cosa vuol dire? Che il punto di interesse ha una dimensione di un'altezza di 2 metri, ma noi potremmo andare anche a aumentarla, quindi se fosse un edificio ovviamente non è alto 2 metri, quindi potremmo dirgli che è alto, che ne so, 40 metri, è alto 40 metri perché magari è una chiesa, una casa, cioè dipende cos'è che noi abbiamo deciso che sia un punto di interesse. Quindi andiamo a rimettere 2 metri,
perché alla fine ve l'ho detto, è un parco giochi con questa casetta di legno abbandonata perché è un po' distrutta. Quindi vedete che adesso su questo sul terzo waypoint c'è apparsa una frecciolina fucsia, che è il colore del punto di interesse. Questo ci fa capire che la telecamera in quel punto inquadrerà il punto di interesse che noi abbiamo deciso di mettere. Infatti, se io adesso vado ad aggiungere un altro waypoint, vedete che ancora la telecamera tiene inquadrato il punto di interesse. Ovviamente, se ne vado a mettere un altro ancora, ne vado a mettere un altro ancora, ancora, ancora. Ancora. A questo punto io decido che non voglio più però che segua il punto di interesse. Quindi vado ad inserire un altro waypoint, ok? Però vedete che a lui segue ancora. Basterà dirgli next waypoint e vedete che lui non segue più appunto il punto di interesse. Poi in tutte queste opzioni abbiamo la possibilità ovviamente di dirgli i gradi di inclinazione della videocamera, cioè la fotocamera che inclinazione deve avere, che è una cosa sicuramente interessante che potremmo decidere, vedete, col più o col meno potremmo dirgli che inclinazione deve o non avere la videocamera. Potremmo dirgli il movimento del gimbal, se deve avere un movimento progressivo o un movimento sempre verso il waypoint. Qua sotto abbiamo le altre funzioni interessanti, nel senso che come avete visto non gli abbiamo ancora detto cosa deve fare lei in questi waypoint, a parte il comportamento del drone a livello di inquadratura o meno verso il punto di interesse, o se deve seguire il waypoint che viene dopo, cioè tutto questo gliel'abbiamo detto, ma non gli abbiamo detto cosa deve fare la fotocamera. Quindi a questo punto potremo andare a dirgli che al primo punto di interesse, vedete che io in alto adesso ho punto 1, selezionando qua vedete che c'è l'elenco: 0 no action, 1 start recording, 2 stop recording, 3 take pictures, 4 foto e video, quinto punto praticamente annulla tutto, non fa né foto né video, ferma qualsiasi cosa. Quindi nel primo punto di interesse io direi di iniziare cliccando sull'1, vedete che è apparsa una piccola videocamera, quindi vuol dire che lei quando arriverà al waypoint 1 inizierà a registrare il video. Poi al punto di interesse 2 lasciamo così, poi al punto di interesse 3 potremmo dirgli, cliccando sopra vedete che è andato sul punto di interesse 3, potremmo dirgli di scattare una foto, quindi andremo a selezionare il numero 3, perché vedete che take pictures è il numero 3, quindi quando arriverà in quel punto scatterà una foto. Poi diciamo che al punto 4 vogliamo ancora che scatti una foto, ok, e poi vogliamo che al punto 5 ricominci a registrare il video, quindi metteremo il numero 1. Ok, quindi lei a questo punto farà tutta la sua missione con questa impostazione che gli abbiamo dato. Ve l'ho detto, è una missione semplicissima, giusto per farvi capire ovviamente com'è il menu e com'è semplice comunque configurarla. A questo punto la missione si concluderà con il punto numero 9 e qua in alto a sinistra abbiamo tutti i dati della missione, quindi quello che sarà la missione che andremo a fare. Quindi la totale distanza è di 142 metri e il tempo stimato è di 1 minuto e 21 secondi. Quindi questo è quello che è la missione creata. Ok ragazzi, allora avete visto in che maniera semplice abbiamo creato la missione. E una volta creata la missione, innanzitutto cosa dobbiamo fare? Andare a salvarla, così l'avremo salvata e sempre disponibile nel nostro smartphone. Quindi andremo a cliccare sul simbolo del disco in alto a sinistra. Ok, a questo punto l'abbiamo salvata e qua lei sarebbe già anche pronta a decollare. Vedete che in alto sempre a sinistra c'è un missile. Se io dovessi collegare il Mavic Mini e dovessi uscire in questo momento cliccando sul missile, parte la missione. E una cosa che volevo farvi vedere appunto anche che se io clicco adesso su missione in alto a sinistra, vedete che ho l'ultima missione creata, una che è quella sotto che avevo creato in precedenza e qua ne ho un'altra che è quella che ho creato in questo momento. Quindi cliccando sulla freccia in alto a sinistra esco da tutto, cliccando sopra ritorno nel menu, cliccando sulla missione vado a quello che è la missione creata ed è tutto pronto per il decollo nel caso collegassi il Mavic Mini all'applicazione. Quello che volevo farvi vedere adesso invece è la parte del VR, cioè collegare il visore al drone, che questa applicazione ci permette, se vogliamo, altrimenti utilizziamo lo smartphone collegato al controller come siamo abituati da sempre. Allora, per avere ovviamente questa funzione VR dovremo solo andare a sostituire il cavetto originale, quello che usiamo normalmente
per connettere il nostro telefono al controller, andare a utilizzare uno di questi adattatori, che sia questo, che sia un cavetto tipo questo. L'importante è che sono adattatori OTG. Poi vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate acquistarli. Quindi basterà acquistare un adattatore di questi, inserirlo, andare a collegare il cavo che usate normalmente per la ricarica del telefono, quindi quello, qualunque cavo va bene, tanto importante che sia il cavo con l'attacco Lightning per lo smartphone. E a questo punto ci basterà collegare il nostro telefono al nostro device. Ok, a questo punto, andando ad aprire l'applicazione connessa con il drone, vedete che il drone è già connesso, c'è il Mavic Mini con il canale che sta utilizzando e la frequenza che sta utilizzando in questo momento. Se io vado a cliccare su Tap to Start, ok, entro nell'interfaccia di volo. Quindi a questo momento il drone sarebbe pronto a decollare. Quindi abbiamo i soliti dati, l'interfaccia, ve l'ho detto, è semplicissima ma molto molto intuitiva. Quindi abbiamo tutti i dati disponibili, tutto quello che ci serve. Cliccando sull'ingranaggio abbiamo ovviamente tutte le configurazioni del drone, come siamo abituati anche con la DJI Fly, quindi tutto quello che ci serve per la calibrazione è tutto disponibile all'interno dell'ingranaggino. Se vado a cliccare sui tre puntini, invece abbiamo le opzioni per il tipo di volo che andremo a fare. Quindi se io vado a cliccare sui tre puntini, avrò waypoint e potrò decollare con i waypoint della missione che ho fatto. Infatti se io ci clicco sopra, vedete che ho la missione pronta per il decollo. Se io vado a cliccare sempre su tre puntini, ma vado a cliccare su VR, vedete che il telefono si mette con il doppio schermo, che è quello che poi all'interno del visore diventerà uno schermo unico. Ovviamente non posso farvelo vedere perché non riesco a farvi vedere, ma se voi andate ad inserire il telefono all'interno del visore, dentro ovviamente avrete un'immagine unica, quindi sarete a bordo del Mavic Mini. E questo lo potete già fare adesso se acquistate l'applicazione, ma a breve, quando poi verrà rilasciato l'aggiornamento pubblico, avrete la possibilità di utilizzare i waypoint con il Mavic Mini, quindi un'applicazione unica che vi permette di volare come fate con la DJI Fly, che vi permette di utilizzare un visore se volete e se volete di creare una missione. E in più, ragazzi, sempre la cosa che vi ho detto all'inizio video, è prodotta da uno sviluppatore italiano e secondo me è un dettaglio importante anche questo. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo a provare la missione che abbiamo appena creato con il DJI Mavic Mini. Andiamo!